Era il 1985 ed ero in cima alla Punta Torelli con un cliente di Premana e dalla Punta Torelli si vede benissimo la parete nord-ovest del Badile, sulla quale mancava ancora una via diretta. E dico a questo cliente, gli dico, guarda, manca la via diretta, la settimana prossima vado a farla, ad aprire la via. E questo è stato il mio strano incontro, tra virgolette, con Tarcisio Fazzini, perché neanche a farlo apposta, in quel momento stesso in cui dicevo vado a fare la via, Tarcisio Fazzini con i compagni di cordata usciva dalla via che volevo fare io. E ho capito subito che era un personaggio particolare, perché si era dedicato e aveva posto la sua attenzione su una parete che generalmente per gli alpinisti è una parete remota, lontana, difficile, faticosa, e quindi aveva fatto una scelta molto simile a quelle che facevo io, ma un po' in controtendenza. È un personaggio peculiare perché non nasce da un ambiente alpinistico tradizionale come potrebbe essere un lecchese che è cresciuto alla scuola dei ragni di Lecco o uno scoiattolo di Cortina, no, la sua figura esce improvvisamente, e come una meteora proprio, potremmo dirlo, da un paese che con l'alpinismo ha avuto sempre poco a che fare, Premana, è lontano dalle montagne e soprattutto dalle montagne difficili, perché Premana è sotto il Legnone, vicino al Pizzo dei Tre Signori, ma sono montagne facili se vogliamo. E lì è nato invece Tarcisio, che ha segnato negli anni Ottanta un periodo veramente fecondo per, non solo per l'alpinismo lombardo, ma direi per l'alpinismo italiano e forse anche non solo, con le sue creazioni, con le sue creatività. Non ha fatto molto Tarcisio, perché purtroppo un incidente, come sempre un banale incidente su una cascata di ghiaccio, l'ha portato via ancora mentre poteva sicuramente dare altro materiale agli storici dell'alpinismo. Però quelle poche cose, quei pochi anni che ha vissuto, li ha vissuti in maniera estremamente intensa, supportato da un gruppo di amici, quasi tutti di Premana, ma non sempre, c'è stato anche Norberto Riva, il lecchese, e grazie anche a questi amici, ma soprattutto grazie alla sua volontà e alla sua creatività, è riuscito a fare alcune imprese, restando esclusivamente legato alla Valmasino, veramente particolari. Fra le imprese più grandi di Tarcisio Fazzini ce ne sono almeno 5 che meritano due parole in più, e soprattutto perché in queste 5 vie, nel percorso di queste 5 vie, c'è anche l'evoluzione tecnica ed etica del suo modo di arrampicare. La prima via importante, sempre sulla nord-ovest del Badile, è stata Giumari-Scariota, praticamente una via che risolve il punto centrale più compatto di questo pilastro a goccia che si trova sulla parete e nella quale Tarcisio ha superato passaggi di settimo grado con scarsissime protezioni, cioè con un grande impegno dal punto di vista psicologico, perché una caduta voleva dire sicuramente gravi danni a chi era in primo di cordata. Dopo Giumari-Scariota, Tarcisio si è trasferito principalmente in Val di Mello e ha preso di mira soprattutto le grandi pareti del Monte Qualido, dove c'è il precipizio degli asteroidi. Lì da prima ha fatto una via chiamata Peyo-Nasavol, ripetuta mi pare ancora oggi solo una volta, tutta in arrampicata libera o quasi, usando tecniche moderne ma nello stesso tempo senza eccedere in attrezzi particolari come possono essere i chiodi a espansione o gli speed. Una via sicuramente che ha risolto un grosso problema, come l'ha risolto
il pilastro sud del Monte Singino, dove Tarcisio e compagni hanno fatto addirittura due vie, una vicino all'altra, e anche in questo caso molto audaci, perché utilizzando uno scarsissimo numero di chiodi e di protezioni. La prima via, chi si ferma è perduta, credo resti una pietra miliare, forse un po' meno, ma comunque sempre di altissimo livello, è Delta Minox, che praticamente risolve in maniera diretta la salita al pilastro del Singino. Le vie, quelle dei Primanesi, dei Fazzini, con Norbi, così sono vie ancora, ancora adesso diventate un po' quasi mitiche, non so perché esattamente, però hanno tutte un po' quella caratteristica che le rende veramente particolari. Penso ad esempio alla foglia del Qualido, alla grande lama su Elettroshock, il pilastro dello Singino. C'è da dire che tutte queste vie sono molto impegnative ancora adesso. Penso che in quegli anni hanno iniziato a spingere tanto l'arrampicata in placca. Ancora adesso scalare su quelle difficoltà non è così semplice per dei fattori di pura fisica. Semplicemente a un certo punto cadi, non stai più su. E quindi quello che era difficile 30 anni fa, ancora adesso magari è leggermente più semplice, ma semplice non lo è mai. Fine anni 80 hanno iniziato ad aprire queste vie i ragazzi di Premana, molto, molto difficili appunto, secondo me un po' come adesso, volevano chiodare il meno possibile, andare veramente al loro limite e penso che ce l'abbiano fatta. Io mi immagino in quella stagione lì nell'89 quando da una parte loro che volevano scalare quella che poi è diventata la spada nella roccia, cioè salire un po' il simbolo della parete, cioè la grande foglia del Qualido, una lastra di roccia alta 70 metri, appoggiata così in equilibrio sulla parete, e chissà per quanto ancora. E poi altre due cordate che avevano iniziato, da una parte quella che sarebbe diventata Melodramma e poi anche la Transqualidiana. Quindi tre vie difficilissime che seguono un po' le parti più ripide della parete, così dal nulla. Quindi deve essere stato che in quegli anni, in quella stagione in particolare, come scattata una molla, c'è stata un'evoluzione per cui hanno iniziato a voler scalare queste pareti che erano molto diverse rispetto alle pareti di fondovalle, più grandi, più ripide, più impegnative. Uno degli altri capolavori di Tarcisio è stato aperto sulla parete sud-est del picco Luigi Amedeo, una bellissima vetta nella Val Torrone in Alta Valmasino, e questa via è stata chiamata non a caso Elettroshock, perché in questo caso è stato usato il trapano elettrico per proteggere la salita, che comunque è stata fatta in arrampicata libera, quindi i chiodi venivano messi solo per evitare che il primo di cordata facesse delle cadute irreparabili. Un'altra via, forse meno interessante, meno bella, però sempre facente parte di quest'ultimo tratto della vita alpinistica di Tarcisio, è i Galli delle Alpi, che si trova sempre sul pilastro a goccia. Fu un tentativo di raddrizzare ulteriormente la mitica Giumaris Cariota, e anche in questo caso fu usato il trapano per proteggere i vari tratti dove non c'erano fessure. Per diversi giorni Tarcisio ha insistito che io andassi con lui a fare questa via, e francamente, siccome sono un po' duro di comprendonio, non capivo il perché e continuava a insistere. Solo qualche anno dopo, quindi anche dopo la sua scomparsa, ho capito il motivo per cui lui insisteva,
perché entrambi, sia io che lui, avevamo aperto due vie. Io ho aperto la prima via sul Pilastro Goccia nel 1976, lui aveva aperto giù Mariscariota e secondo lui Galli sulle Alpi avrebbe dovuto unire i due salitori, i due primi salitori di questo pilastro. Però con lui mi sono legato in un'altra occasione, quando abbiamo aperto una via su ghiaccio, l'ultima parete inviolata della Val Bondasca, la parete nord-est del Cengalo, perché Tarcisio era anche un ottimo ghiacciatore. Cacao Meravigliao sulla parete nord-est del Cengalo, come tutti credo sapranno, oggi non esiste più, perché in buona sostanza la nostra via passava per due terzi dove il Cengalo, il Pizzo Cengalo è franato, travolgendo tutta la Val Bondasca. Credo che il personaggio meriti e meriterebbe maggiore attenzione dal punto di vista degli storici dell'alpinismo, perché veramente si distacca dal panorama comune. E gli è stato dedicato anche un libro biografico, grazie alla famiglia che non voleva, diciamo, farne disperdere il ricordo, che si chiama La Via del Tarci, nel quale sono contenute tutte le sue imprese, a partire dalle primissime esperienze fatte in Valsassina sulle placche dello Zucco dell'Angelone o alla Rocca di Baiedo, per poi passare gradualmente alle prime esperienze sulle placche della Val di Mello, dove ancora si sentiva l'eco dei sassisti di Sondrio, ma il quale eco si stava spegnendo, e Tarcisio ha riportato un attimino un po' in voga questo modo anche scanzonato di arrampicare, soprattutto all'inizio, dedicandosi nella prima fase alle pareti, diciamo, più basse, più facili, per arrivare poi alle grandi imprese che ho citato prima e che sicuramente ancora oggi mettono a dura prova chi le affronta. Ho avuto tanti anni fa, in realtà, perché saranno passati una decina d'anni ormai, l'idea di provare a salire queste vie, tre vie simbolo, forse le più conosciute, pareti dell'Alta Valmasino, cioè il Elettroshock sul Picco Luigi, la Spada nella Roccia sul Qualido e Delta Mino sullo Scingino. Provare a salire queste vie che per me a quel tempo soprattutto erano ancora vie che valevano una stagione, cioè mi allenavo apposta, magari riuscivo ad andare a farle e se le facevo ero anche contento, provare a salirle in giornata. Allora, in quel momento era pura follia, un po' come penso l'anno prossimo vado sulla Luna, tipo. Sembrava completamente impossibile farlo, primo perché le tre pareti sono molto distanti fra di loro e non c'è neanche il sentiero per collegarle. E poi per la lunghezza del tutto e per le difficoltà nel complesso, non avevo alcuna idea di come sarebbe stato possibile scalare così tanti metri, sono tipo 1200 metri arrampicata, sempre sostenuta, su difficoltà mai banali, comunque bisogna ricordarsi sempre dove mettere mani e piedi e in certi punti anche non devi cadere. Negli anni poi l'idea mi sembrava troppo complicata, è stato più che altro un processo mentale per capire che sarebbe stato fattibile. Nel 2018 poi ho proposto questa cosa a Paolino Marazzi, ancora non sapevamo come fare, proprio fisicamente, come spostarci da una via all'altra. Però abbiamo iniziato un po' a ragionarci, abbiamo ripetuto le vie, ci siamo un po' allenati insieme. L'idea era di passare dalla prima all'ultima cima stando entro il giorno solare, diciamo, però non ci interessava neanche più di tanto, volevamo farle semplicemente di seguito. Fatto sta che a settembre siamo riusciti a provarci veramente, abbiamo scalato il Picco Luigi nel tardo pomeriggio, abbiamo scalato il Qualido di notte, alla mattina siamo arrivati sullo Scingino, ne abbiamo salito buona parte e poi lì l'aneddoto è che Paolino ha avuto poi delle allucinazioni
e ovviamente siamo scesi. Lì per lì ci abbiamo anche un po' pensato, poi continuare sarebbe stata follia. Comunque eravamo già contenti di aver trovato la soluzione. Poi la stagione quell'anno era finita, ottimizzando poi tante cose, l'anno successivo, il 2019, siamo riusciti a poi a completare tutto.